Con Walter De Stradis, protagonista della presentazione del suo nuovo libro, Conversazioni sulla musica lucana. Com'è andata? È andata molto bene e ringrazio il Polo Bibliotecario di Potenza, che è sempre più una struttura di cultura accogliente, aperta, in cui si fanno bellissimi eventi tutti i giorni, quindi consiglio di seguire le attività del Polo Bibliotecario. È andata molto bene anche perché siamo riusciti a riunire in una stanza molti artisti di quelli presenti nel libro, quindi un gran numero di artisti della scena lucana provenienti dalle parti più disparate. Non so l'ultima volta in cui questo è accaduto, quindi è stato veramente un momento di riflessione sulla musica lucana, sulla musica in Basilicata. Era uno degli obiettivi del libro e spero e credo che ci siamo riusciti. Quali i temi rilevanti e i motivi di interesse e curiosità? Innanzitutto la ricchezza straordinaria del patrimonio musicale in Basilicata, che in altre regioni, magari più fortunate dal punto di vista dei numeri turistici e di incassi, di introiti, comunque non hanno. Noi abbiamo, l'etnomusicologia è nata qui, non è un caso, perché noi abbiamo una ricchezza di canti, di strumenti, di stili, di musiche, di tradizioni, di racconti, che è veramente ricchissimo. E questo libro racconta non solo la tradizione, ma anche la contemporaneità, quindi i generi pulsanti della musica in Basilicata, dal rock al reggae al jazz, sono tanti, ci sono, gli artisti sono preparati, c'è molta ricchezza, però non sempre ne siamo consapevoli noi per primi. Quindi c'è anche un messaggio alla politica che si faccia carico finalmente di capire che la musica lucana può essere una risorsa straordinaria per lo sviluppo. Una dedica speciale a due personaggi simbolo. Sì, il libro è dedicato ad Antonio Infantino, a cui avevo dedicato un libro in particolare nella testa di Antonio Infantino, che scomparve dopo la pubblicazione di quel libro, e al maestro Gino Volpe, che è stato uno dei primi, anzi il primo a fare folk in Basilicata. È venuto a mancare anche lui, e quindi sono questi due numi tutelari in qualche modo di questo libro a cui ho voluto fare una dedica speciale. Ci vorrebbe una maggiore attenzione anche degli enti preposti. Sì, dicevo prima, la politica si deve rendere conto che la cultura in generale, la musica in particolare, perché è veramente una cosa peculiare in Basilicata. Quando gli altri vengono, rimangono con tanto d'occhio e con tanto d'orecchie. È un biglietto da visita meraviglioso, interno ma anche esterno. Idee e proposte che ne possono scaturire? Creare un grosso evento in Basilicata, un evento unitario, magari prendendo anche esempio dalla Notte della Taranta, un evento diviso in vari concerti, poi riuniti in un unico concertone finale. Ripeto, ci sono talmente tanti stili che sarebbe difficile dare un nome, perché Notte della Tarantella sarebbe troppo poco. Però un evento del genere la politica deve cominciare a politica, perché è la politica che gestisce i soldi, le strutture, deve cominciare a pensarlo. In ultimo, Walter De Stradis, cosa si aspetta da questa opera? Mi aspetto di aver creato un documento tangibile, concreto, quale solo un libro può essere, sullo stato dell'arte della musica lucana. È una prima mappatura e, come dicevo, può essere un utile vademecum anche per chi prende le decisioni. Merito anche di Villani Editore che anche questa volta ci ha creduto fermamente. Villani Editore è un editore che ha a cuore la Basilicata, non tanto per. È un editore che pubblica con mezzi propri, non riceve finanziamenti pubblici né ne vuole ricevere. Siamo già a 7-8 libri sulla musica che nasce in Basilicata. C'è quello mio su Antonio Infantino, su Michelli Potenza, ci sono altri libri sulla Taranta, su Vito Lisi, quindi insomma è un editore che crede nella musica lucana e si vede, e i fatti lo dimostrano.